Ciao Roberto, grazie di essere con noi. Roberto fa parte anche del board dell'ITUG. Ci parlerà di Apex e servizi REST. Quindi Roberto, un minuto, e poi puoi cominciare direttamente la tua sessione. Vi ricordo come al solito che potete scrivere le domande per Roberto in chat, e Roberto potrà rispondere alla fine della sessione. Grazie, a più tardi. Allora, quindi iniziamo, buongiorno di nuovo e benvenuti in questa sessione tecnica chiamata Produrre e consumare servizi REST con Apex, Jordan e LeBron. Questo perché nei dati che andremo a prendere i due campioni dell'NBA ci aiuteranno un attimo ad illustrare dei casi d'uso che noi possiamo fare con Apex. E quali casi? Di due tipi. Come inizialmente creare un applicativo con questi dati direttamente collegato al database, quindi in locale ai dati, e quindi questa rappresenta un'anima dell'Apex, tutta l'attività back-end, la configurazione degli oggetti, la gestione dei dati, anche una gestione di report per la gestione del dato, però non si ferma qui, è possibile anche usare Apex solo come produttore di dati, quindi produttori di oramai oggi la tecnologia, quella di servizi REST, per far sì che altri strumenti, altre applicazioni mobile, oppure anche un altro applicativo Apex stesso, che si può trovare nello stesso ambiente, in un ambiente differente, possa essere usato come fruitore, quindi come consumatore del dato. Quindi faremo un esempio di un secondo applicativo. Un secondo applicativo, adesso qui non l'ho preso, e dopo lo vedremo insieme, che con il colore dark, adesso vi volevo far vedere la differenza, che verrà usato come produttore, come consumatore di servizi REST. La slide non l'ho trovata, ma approfitto e mi presento, sono Roberto Capancioni, mi occupo, tra le altre cose, di sviluppo Apex da circa 10 anni. Faccio parte del board member di TOIG, questi sono i miei riferimenti. Andiamo subito ad entrare nel vivo della discussione. Vediamo brevemente che cos'è Apex, vediamo veramente in maniera breve come è possibile avere Apex anche all'interno della soluzione cloud di Oracle, addirittura possono essere usati anche i servizi always free, quindi le soluzioni gratuite fino all'enterprise con i massimi livelli di servizio. Approfitteremo per vedere come creare un applicativo in modalità back-end, come vi dicevo prima, in modalità live, lo coloreremo, e poi vedremo come creare un applicativo che consuma i dati in modalità dark. Il back-end e il front-end comunicheranno con dei servizi REST. Velocemente, cos'è Apex? Apex è un framework di sviluppo web incentrato sul database Oracle. Che vuol dire framework di sviluppo web? Vuol dire che tutto l'ambiente di sviluppo è sul web. Sia lo sviluppo che noi facciamo che il risultato degli applicativi che facciamo sono tutti web, quindi non sono app native, ma è un'attività web responsive, può essere utilizzata sia su applicativi desktop che su dispositivi mobili. Visualizer gestisce dati strutturati, è intrinsecamente connesso al database Oracle, quindi tutti gli oggetti, parliamo di package, stored procedure, trigger, liste materializzate, qualunque tipo di framework all'interno di PLSQL, qualunque tipo di oggetto è del database Oracle, è anche un oggetto di Apex, perché Apex è un front-end e è un'estensione del database Oracle. Sfrutta quindi tutte le competenze SQL e funzionalità del database, quindi possiamo sviluppare pesantemente all'interno di oggetti del database e vengono recepiti tutti quanti dall'applicativo Apex. Apex non ha costi di licenza, chiaramente si appoggia sul database Oracle, ma se voi avete già il database Oracle non dovete assolutamente pagare nessun tipo di fee per avere Apex, né per l'ambiente di sviluppo, né per gli sviluppatori, né per gli utenti finali, quindi è assolutamente gratuito. A chi obietta dicendo che è l'Oracle come database che non è gratuito,
non è anche così perché ci sono delle soluzioni sia on-premise di prodotti gratuiti, come ad esempio l'Oracle XE, che per attività di sviluppo, attività demo, ma anche per piccoli ambienti di produzione è possibile utilizzare, oppure è possibile anche a livello cloud utilizzare, e qui c'è il link, l'Oracle Always Free, quindi il prodotto che parte da una soluzione gratuita, ma poi volendo scala in situazioni con dei livelli di servizio adeguati alle realtà aziendali e ai picchi di carico che si vogliono avere. Quindi diciamo, se dovessimo partire da adesso, pensare ad un connubio Oracle Apex e Oracle Autonomous Database, è di fatto uno standard che va assolutamente approcciato, anche perché all'interno dell'offerta Oracle Autonomous Database è possibile anche avere l'Apex as a service, quindi direttamente l'ambiente di sviluppo senza dover gestire neanche il database. Questo è come normalmente si mostra l'applicativo. C'è un template che si chiama Universal Team, un template di Apex che automaticamente si adatta ai desktop, si adatta ai tablet e si adatta ai dispositivi mobile. Quindi sviluppare in Apex significa principalmente sviluppare in modalità mobile first. Quindi è già predisposto, perlomeno nella sua configurazione standard, per una fruizione lato mobile. E comunque è assolutamente adeguata anche ai dispositivi desktop. Cos'è che vogliamo vedere oggi, al di là dell'Apex in generale? Come riesce a comunicare con altri Apex oppure altri prodotti attraverso dei servizi REST? Come Apex riesce a fare questa cosa? Grazie ad un'applicazione di Oracle che si chiama ORDS, Oracle REST Data Services, che è un applicativo che va installato su un application server Java, che permette la gestione di servizi REST, la pubblicazione di servizi auto-REST, quindi in maniera immediata, anche definendo gli oggetti sul database, la loro immediata pubblicazione su un ambiente esterno, e permette poi di comunicare sia con applicativi Apex o con altre sorgenti client che fruiscono o producono servizi di questo tipo. Questa è la home del prodotto. Oltre ad avere i servizi RESTful, è possibile implementare anche un SQL developer web, quindi è possibile, diciamo, prima che Apex sia un ambiente di sviluppo completamente web, addirittura con ORDS si ha anche il SQL developer in modalità web a tutti gli effetti. Ci sono poi una gestione di API che permettono, di API, che permettono a livello remoto con i servizi REST di gestire cose che normalmente si fanno a livello locale. Questa è una slide che mostra un po' la storia di Apex da quando è entrato in produzione nel 2004, anche se lo sviluppo inizia nel 99. Dal 2011 è l'anno in cui io ho iniziato a lavorare con il prodotto, è assolutamente stabile, dalla versione 4.1. Nel 2016 c'è stata una versione 5.1, l'introduzione di un oggetto che è l'Interactive Grid, che è un game changer perché ha delle funzionalità di modifica dati inline e delle funzionalità assolutamente all'avanguardia. E poi via via negli anni ha aggiunto i servizi REST, i grafici, Oracle Jet, quindi tutta una serie di servizi che lo hanno fatto arrivare al, qui c'è scritto 2020, ma prossima anche l'uscita della nuova versione, ha prodotto con le funzionalità massime. Attualmente sono previsti due rilasci annuali che coincidono genericamente con i semestri, quindi qui c'è scritto la 21, adesso siamo alla 22, stiamo aspettando la 21.1, e quindi questo a testimonianza che Oracle sta sviluppando ed investendo pesantemente in prodotti di questo tipo. Questa è una velocemente all'interno dell'ambiente Oracle Cloud, tutta una serie di oggetti che possiamo usare nella gestione di un database autonomous transaction processing, quindi transazionale. Sono tutta una serie di oggetti che permettono poi di implementare anche un servizio Apex. Vi invito, se non lo avete già fatto, a creare un account gratuito
dove in prova per 30 giorni potete tutti i servizi valutare, ma comunque i servizi always free saranno sempre disponibili, tra cui la possibilità di avere alcuni database Oracle con delle risorse limitate, ma con funzionalità piene, e delle versioni di Apex sempre funzionali. Questa è un'istanza ATP dove si vedono alcune delle cose che si possono fare anche nella versione Always Free. E andiamo direttamente, ecco qui la slide che cercavo prima, andiamo direttamente nel vivo della sessione. Come produrre dati da mettere sul web, far fruire ad altri, quindi lo vedremo nell'applicativo chiaro, come consumare dati, modalità REST, per in questo caso magari beneficiare delle statistiche, ma vedremo non solo, anche per gestire dei dati, in modalità REST. Andiamo direttamente in una demo e quindi all'età delle slide vi faccio vedere esattamente come fare l'attività. Allora, abbiamo un database, diciamo, che in questo caso è fruibile in un file di testo CSV, reperibile tranquillamente in rete, tutta una serie di dati statistici su i due campioni che sono nella sessione. Quindi l'obiettivo è quello di importare intanto all'interno dell'ambiente queste informazioni, di creare quindi un applicativo che le possa recepire, di iniziare la produzione e di vedere come andare avanti. Allora, per inserire questi dati ho bisogno di una tabella. La tabella la andremo a creare direttamente in un ambiente di sviluppo di Apex, che è un ambiente di sviluppo rapido. L'ambiente si trova nella sezione SQL Workshop Utility, Quick SQL. Questo ambiente ha due sezioni. Una sezione, una sezione a sinistra, che è dove noi possiamo scrivere con un codice ridotto, un codice definito shorthand, quindi abbreviato, tutta una serie di informazioni, e man mano che noi le scriviamo, ad esempio se io scrivessi solo alcune righe, lui mi genererebbe solo il codice di quello che ho messo, man mano che noi andiamo a scrivere le informazioni, lui le adatta, secondo anche la best practice di Oracle, ad un codice DDL di generazione SQL per la creazione del libro. In questo caso noi abbiamo una semplice tabella, io chiamerò game, allora come tabella non è vero, andiamo a prendere, abbiamo perso due righe, che io chiamerò data. Il codice generato da questa parte è il codice SQL che ci serve. Abbiamo sotto nei commenti tutto il codice shorthand che abbiamo messo prima. L'unica accortezza, vado a definire nelle impostazioni un'impostazione per definire un prefisso da mettere nelle tabelle. In questo caso metterò NB0 per mettere come prefisso della tabella data o di tutti gli oggetti che avremmo creato, in questo caso il nome del vincolo della chiave primaria, o di tutti gli oggetti che creeremo all'interno di questo ambiente. Possiamo già salvare l'applicativo, lo possiamo salvare con un nome e avremo all'interno di una sezione che si chiama SQL Script, se andiamo a filtrare quello che abbiamo con NB0, eccolo qui, avremo a disposizione lo script che abbiamo appena fatto. Andiamo ad eseguirlo, lo posso eseguire dall'esterno, chiaramente lui mi avrà creato una tabella, la possiamo vedere all'interno della sezione Object Browser, dove ci sono tutti gli oggetti del database. Quindi questa è la nostra tabella, in questo momento vuota. Torniamo nei nostri script.
già con questa semplice tabella possiamo creare un applicativo. Quindi in alto a destra c'è il pulsante crea applicativo, crea app. Lui vede all'interno degli script che ci sono degli oggetti, in questo caso c'è una tabella, e quindi gli è sufficiente per decidere di creare un applicativo. Allora lo chiamiamo nb0data. Questa è la maschera iniziale, la procedura guidata per gli applicativi Apex. Possiamo configurare un ambiente, possiamo mettere un tema, dicevamo chiaro, va bene il primo. Possiamo scegliere un'iconcina per quanto riguarda l'iconcina che si troverà al login dell'applicazione. Scegliamo un menu laterale. L'applicativo mi creerà una home e una pagina di tipo Interactive Report, che è un elenco, insieme ad una form, in realtà sono due pagine, per la gestione della tabella che abbiamo appena fatto. Sono una serie di ulteriori dettagli che in questo momento non vediamo. Posso già creare l'applicativo. Allora, questo è l'ambiente, come si presenta l'applicativo una volta creato, lato sviluppatore. Vedete, ci sono una serie di pagine, c'è una pagina di login, e una pagina login, questa qui, una pagina iniziale e le due pagine di gestione della tabella. Se io vado ad eseguire l'applicazione, questa è l'iconcina che avevo messo, c'è un'autenticazione in questo caso integrata con gli utenti Apex, ma le autenticazioni possono essere poi definite anche con sistemi di autenticazione standard o aziendali di tipo social. Ecco che una volta entrati avremo un menu dove c'è la nostra tabella. Nella home possiamo anche fare un clic qui. Quindi è una tabella, in questo caso è un report, è una tabella associata con una pagina, un report è vuoto, però possiamo già creare, e ecco ci sono tutti i campi che noi avevamo messo nella tabella d'oggetto. Per poter inserire i campi dentro potremo a questo punto o fare un'attività di sviluppo di tipo developer, quindi per addetti lavori, oppure quello che andremo a fare, potremo creare all'interno dell'applicativo una funzionalità per far sì che sia l'utente stesso che possa caricare i dati in maniera massiva. Quindi lasciare un'attività che normalmente viene data agli sviluppatori, quindi dietro le quinte, lasciarla proprio come funzionalità per l'utente. Andiamo in sviluppo. Creo una nuova pagina, la procedura guidata mi mette a disposizione tutta una serie di oggetti. In realtà la creazione di una pagina è la creazione di una pagina con un componente principale, i componenti sono di tipo diverso, report, form, master detail, che sono testate in dettaglio, grafici, calendari, ci sono tutta una serie di oggetti. Quello che ci interessa in questo momento è il data loading. Il data loading mi porterà a creare una serie di pagine, esattezza 4, che mi permetteranno di caricare le informazioni. Scelgo il data loading, definisco un nome, va bene quello che mi suggerisce, scrivo la tabella di riferimento che era la nostra nb0data, definisco alcuni campi che devono essere chiari al di là della chiave tecnica. Io voglio che a parità di player, a parità di game e a parità di data la riga sia considerata univoca, quindi anziché un inserimento si avrebbe un aggiornamento. Quindi questo mi permette di fare non solo inserimenti massivi, ma anche aggiornamenti massivi. Vado avanti, questi sono tecnicismi che in questo momento per trasformazione o lookup di dati, arricchimento, non ci interessa. Queste sono le quattro pagine che verrebbero create. Le metto in modalità modal dialog, quindi non voglio delle finestre definite normali, ma tipo modale, perché le posso richiamare su più punti. Vado avanti, non creo un menu che non mi interessa. Decido, una volta chiusa la pagina, di rimandare alla pagina 2, che è la pagina dove è l'elenco delle voci della nostra tabella. A questo punto il risultato di questa attività di creazione è la presenza di quattro nuove pagine, dalla 4 alla 7, che sono le pagine che adesso vedremo serviranno per il caricamento dei dati.
se io faccio ripartire l'applicativo, queste informazioni, le pagine ancora non si vedono. Bisognerà creare un bottone, e lo faremo vicino al bottone di crea nuovo oggetto, quindi creeremo un bottone qui, lo chiamiamo carica dati, lo mettiamo vicino all'altro, gli diciamo che deve essere di tipo hot, quindi vuol dire evidenziato come colore, e ecco qui dentro avremo il nostro bottone. Aggiungo un comportamento sul behavior che è quello di aprire una pagina, e a questo punto andremo a mettere la prima pagina di quelle che abbiamo creato. Salviamo il tutto. Se adesso vado a fare carica dati, load data, ecco che mi compare una procedura guidata per caricare i dati che mi servono. Vado a fare carica da file, che potrei fare anche un copia e incolla, vado a prendere i miei dati in formato CSV, i dati, eccoli qui, in questo caso corrispondono, li ho preparati con le testate opportune, quindi c'è una corrispondenza nome del file CSV e il nome della colonna. Laddove così non fosse, è possibile comunque fare un'associazione manuale. Andiamo avanti. Lui capisce che sono tutti valori nuovi, quindi sono tutti inserimenti. Andiamo a fare ed effettuare l'ultima fase, inserisce 2776 righe. Ecco che questa procedura qui è una procedura che in questo momento è affidata all'utente, quindi in qualunque momento l'utente dell'applicativo, rischiacciando il bottone, potrebbe aggiornare o inserire nuovi dati. Cos'è che abbiamo qui? Abbiamo una maschera, un report di tipo interattivo, dove posso fare una serie di filtri, ad esempio per il giocatore posso filtrare già, senza aver scritto nessuna riga di codice, per tutta una serie di valori, posso addirittura evidenziare una serie di fenomeni. Non è che mi dilungherò molto sulla descrizione di questo oggetto, però ad esempio laddove le partite sono vinte, falle diventare gialle. E quindi lui evidenzia, no, tutta una serie di caratteristiche, e posso infine esportare, posso fare tante robe, però l'esportazione ve la voglio far vedere, perché dall'ultima versione dell'Apex è possibile esportare nativamente in Excel, mentre prima si poteva fare in CSV e non in Excel, quindi significa anche recepire tutte le formattazioni che l'Interactive Report ha avuto modo di fare. Quindi ho già una tabella Excel che io posso filtrare e portare avanti. Un altro tipo di reporting che è possibile fare, se io vado in modifica e creo un'altra pagina, anche questo è interessante perché è uno degli ultimi oggetti dalla 19.1 che c'è, però è sicuramente comodo, è avere la possibilità di fare un report cosiddetto a faccette, quindi una faceted search, come viene chiamata in inglese, dove mettendo questo tipo di report, se io associo la mia tabella lui mi associa a questa tabella, faccio un refresh perché lui fa un'analisi dei dati che ci sono dentro, quindi mi suggerisce una serie di raggruppamenti che si potrebbero fare. Io correggo qualcosina, dico che voglio poter filtrare il player, le squadre e una serie di dati, ad esempio i canestri fatti e tutta una serie di altre cose, mettiamo anche il tipo. Ecco che con un minimo di configurazione, che in questo momento sembra astrusa, ma adesso al
la visualizzazione della pagina avrà senso, aggiusto qualcosina. Ecco che mi trovo una pagina, appunto, da qui ricerca faceti perché è tipica la denominazione dei negozi, anche di e-commerce, no? Dove io posso filtrare tutta una serie di informazioni, no? Con queste sezioni che sono, no, si possono chiudere, quindi collapsible e riaprire. Posso filtrare istantaneamente per tutta una serie di caratteristiche, ma laddove ad esempio ci sono dei dati a range, come questi qui, posso valutare anche la distribuzione del range, quindi dinamicamente in base ai filtri che ho fatto. Quindi ho anche dei grafici che mi vengono fuori in automatico e quindi danno l'esperienza utente assolutamente gradevole e informazioni, scrivendo assolutamente nessun tipo di codice, come avete visto, abbiamo scritto del codice solo per creare l'oggetto, è possibile quindi avere informazioni di questo tipo. E fin qui è un applicativo Apex che nulla ha a che vedere con tutta l'attività di comunicazione con altri applicativi. Dov'è che andiamo a fare questa cosa? Assodato che oramai questo applicativo mi serve per gestire le informazioni, posso iniziare a mettere in piedi dei servizi REST per far sì che qualcun altro li possa utilizzare. Vado nell'ambiente di sviluppo, dove c'è scritto SQL Workshop, vado in Resource Services, ecco che qui dentro mi compare tutta una gestione dei servizi REST, ma già in maniera low code anche qui, perché poi la gestione è complicata, possiamo immediatamente produrre, e adesso vediamo, dei servizi. Come facciamo? Allora, intanto ci assicuriamo che all'inizio della pagina lo schema, quindi in questo caso il mio schema si chiama IPOG, sia uno schema registrato per i servizi REST. Quindi, come vedete, qui c'è scritto che è ORBS che se ne occupa, come dicevamo prima. In questo caso è registrato, quindi se schiaccio qui cancellerei la pubblicazione, è stata già attivata. Quindi una volta che lo schema è attivo per i servizi REST, vado a questo punto nella mia tabella, vado nell'object browser, filtro la mia tabella MB0 data, e anche qui in modalità low code dico, guarda, come nella sezione REST, mi vai ad abilitare l'oggetto in modalità REST, in questo momento me lo metti anche senza autenticazione. Potremmo definire una serie di autenticazioni standard, non utente password, oppure c'è autenticazione REST con meccanismi standard di mercato, c'è quella proprietaria Oracle, quindi le autenticazioni sono di tipo diverso. In questo momento non ce ne preoccupiamo, possiamo definire un alias alla tabella se non volessimo mettere nel nome del servizio il nome reale della tabella, in questo caso lo possiamo tranquillamente lasciare. Se io applico le modifiche, ecco, vediamo che la tabella è stata abilitata ai servizi REST, quindi c'è stata già una pubblicazione. Questo è l'indirizzo di riferimento. Se io lo vado a prendere e lo vado ad incollare, questo è quello che si vede. Quindi è uno dei tanti servizi, in questo caso l'elenco delle prime 25 della modalità standard, dei 25 elementi che sono all'interno della tabella, ma come ci fa vedere anche il servizio stesso, è possibile vedere nel catalogo la composizione della tabella, quindi questa qui aiuta chi è che deve consumare il servizio a capire effettivamente il tipo di dato che c'è dentro, come è possibile, anche andando nel dettaglio di un singolo elemento, andare a vedere il dettaglio, quindi del singolo record. Tutto questo chiaramente in maniera automatica, come avete visto, e vedremo che questa cosa qui sarà funzionale al consumo che adesso faremo con l'altro applicativo. Andiamo all'inizio delle applicazioni, possiamo
tranquillamente creare un nuovo applicativo da zero. Anche qui lo chiamiamo nb0data_rest, proprio a significare che è l'applicativo che va a consumare. Non abbiamo nessun oggetto definito. In questo caso io mi sono messo nello stesso ambiente Apex, avremmo potuto essere in un altro ambiente, in un altro server, in un'altra realtà, poiché la comunicazione che andremo a fare è una comunicazione esclusivamente basata sui servizi REST. Quindi non devo definire nessun oggetto database perché non mi interessa. Vado in questo caso a cambiare l'aspetto grafico e prendo un tema dark. Le due cose, cambiamo l'iconcina. E ecco che possiamo già creare l'applicativo. Chiaramente questo applicativo qui, appena creato, è un applicativo che ha soltanto la pagina e non ha all'interno nessuna informazione. Se io vado nel suo ambiente di sviluppo, posso in questo momento definire una sorgente dati di tipo REST, che sarà la sorgente che abbiamo appena pubblicato, per far sì che l'applicativo possa fruire di questi contenuti. Vado in un ambiente che è l'ambiente dei componenti condivisi. Nella sezione Data Sources posso scegliere REST Data Source e creare da zero. In questo caso prendo un servizio Oracle REST, ma poteva anche essere uno standard. Lo chiamo, chiaro che Apex su Apex beneficiare della tipologia Oracle REST Data Services mi agevola anche la fruizione del dato. Nb0 Data REST, il endpoint sarebbe questo qui, allora, vediamo, è quello corretto, okay. Questo qui. Quindi lui riconosce appunto il path. Non mettiamo l'autenticazione in questo momento che non ci serve. Nel discover lui va ad analizzare il contenuto e vedete che immediatamente individua la tabella che era stata pubblicata dall'altra parte. E a questo punto io posso fare un crea. Ecco che lui mi ha definito una sorgente dati di tipo REST dove all'interno sono definite le cinque operazioni standard fondamentali per fare un'attività di gestione del dato, quindi inserimento, modifica, cancellazione, un'interrogazione singola e la lista delle tabelle. Vedete che nella lista lui già riesce a leggere tutte le informazioni e quindi abbiamo creato una sorgente dati. A questo punto in Apex posso beneficiare di questa sorgente dati per creare, come avevamo fatto prima in maniera guidata, un report. Adesso lo facciamo manualmente per modo di dire, perché comunque sarà sempre tutto low code. Quindi vedremo come costruire un report e un modulo basato su questo sorgente dati REST. Vado a creare la pagina, cerco un form insieme al report. Do un nome alla pagina del report e un nome alla pagina della form. Dico che la form deve essere in modalità dialog modale. Vado avanti, creo una voce di menu. E qui, mentre precedentemente avremmo usato local database per dire una connessione ad un oggetto interno all'Apex locale, adesso scegliamo REST Data Source. Lui mi mostra l'elenco che è la sorgente che ho trovato, individua immediatamente tutti i campi della sorgente REST. Se vogliamo mettere una chiave primaria che c'è RD, la mettiamo per quanto riguarda la form. Andando a creare le pagine,
noi avremmo in questo punto creato la pagina 2 e la pagina 3, che sono, come abbiamo già visto prima, nell'applicativo Chiaro. Ecco qui, come vedete, questo è un report interattivo nel quale possiamo esattamente fare gli stessi filtri che avevamo fatto prima. Potremmo dire di evidenziare, ad esempio, le partite vinte. Quindi, come abbiamo fatto prima, adesso è scuro, chiaramente un attimo un po' più complicato, possiamo metterlo così. Allora, qui lo scriviamo a mano perché l'uso del servizio REST non fa il discovery in automatico, però se facciamo una cosa di questo tipo, ecco che lui è di fatti, come prima, riesce tranquillamente a gestire l'informazione, ma non soltanto nell'elenco. Possiamo anche andare nella visualizzazione di dettaglio e quindi lui mi recupera l'informazione. Possiamo, se io vado a creare e ci metto un giocatore che non esiste, per non sporcare i dati, possiamo mettere una serie di indicazioni. Se facciamo crea, lui lo inserisce, eccolo qui. Possiamo andare in modifica e quindi abbiamo effettuato tutte le operazioni, quindi testato tutti i servizi REST che erano stati pubblicati dall'altra parte. L'ultimo è l'eliminazione, vado qui, faccio un delete e quindi siamo riusciti completamente a utilizzare i servizi. Vi ricordo che questo applicativo che abbiamo appena fatto non abbiamo scritto nessuna riga di codice, neanche per la consultazione di servizi REST. Nel momento in cui devo usare i servizi per un discorso di gestione del dato, è già sufficiente quello che abbiamo fatto. Se dovessi usarli per fare del reporting all'interno dell'applicativo, mi troverei un po' in difficoltà, perché nel momento in cui la sorgente dati è molto voluminosa, fare un reporting aggregato su dati che vengono chiamati in maniera REST massivamente potrebbero dare dei problemi. Allora possiamo ovviare a questa cosa vedendo cosa Apex ci mette a disposizione. Se io vado, torno nelle risorse condivise, nel servizio REST che avevamo prima creato, dove c'erano tutte le operazioni, noi possiamo gestire una sincronizzazione. Questa è una funzionalità proprio dell'ultima versione di Apex. Possiamo qui dentro dire, guarda, sincronizza con una tabella locale, quindi metti qui dentro una tabella in locale che io andrò periodicamente, in questo caso lui giustamente mi dice che la tabella non esiste, io posso andarla a creare, quindi lui ha creato il locale, la tabella NB0 Data REST, noi la possiamo vedere. E andiamo qui dentro, nell'object browser, eccola qui, lui ha creato la tabella a tutti gli effetti, è possibile definire un aggiornamento e io posso dire, guarda, quotidianamente tu magari mi fai un replace ogni volta, visto che la numerosità non è comunque altissima, tu mi puoi allineare periodicamente, quindi in questo caso giornalmente, questa attività, giornalmente se è un discorso di reporting, io potrei comunque fare una sincronizzazione più fine, per far sì che la tabella e i servizi tra di loro siano sincronizzati. In questo momento non li sincronizziamo perché ci farebbe perdere un po' di tempo, però la tabella è stata creata e il job è attivo, è possibile solo attivarlo facendo il run per far sì che vengano fuori. Quindi questa è una modalità assolutamente dichiarativa per fare un'attività di questo tipo. Un'altra modalità, se non si vuole creare una tabella e gestirla in questo modo, è quella di poter andare a utilizzare delle funzionalità del framework PLSQL di Apex. Noi potremmo, ad esempio, prendere un codice di questo tipo
dove nello specifico abbiamo fatto troppo, dove nello specifico usiamo il package Apex Web Service che mi permette di fare una chiamata REST semplicemente mettendo l'indirizzo all'interno dei suoi argomenti. Chiaramente c'è bisogno poi di mappare opportunamente tramite la sintassi del JSON per gestire i dati, quindi dobbiamo mappare opportunamente l'informazione dentro un tipo di dato comprensibile al database. Ecco che se io vado ad eseguire questa select, vedete che lui a tutti gli effetti mi fa una query. Se nascondo, tra virgolette, dentro ad una vista questa informazione qui e vado a creare la vista, allora vedete che a questo punto, se io vado ad interrogare singolarmente, ho creato un livello di astrazione ulteriore e quindi a questo punto per lo sviluppatore, quindi per Apex, quindi per tutti quelli che fruiscono della cosa, non si capisce che c'è dietro il servizio. Quindi lo abbiamo nascosto dentro una vista. In questo caso una vista è una vista da 25 righe. Se noi avessimo cambiato il limite qui dentro mettendo un ulteriore parametro che è il limite con un numero, ad esempio 3000, so che è il numero massimo che è in quel file, avremmo avuto comunque l'interrogazione completa di tutto il problema. Se poi anche lì comunque il problema di performance rimane, potremmo tranquillamente bypassare il tutto. La finestra di troppo, allora vai a passare il tutto creando una vista materializzata. Quindi potremmo, con un codice di questo tipo, una vista materializzata che si aggiorna periodicamente, potremmo anche qui far sì che ci sia una sincronizzazione locale, questa volta l'abbiamo fatta con delle viste materializzate, e quindi riusciremo a risolvere il problema di performance a livello di report. Allora, siamo quasi alla fine, quindi vi faccio vedere tutto questo lavoro dove deve andare a parare. A questo proposito ho già preparato una pagina su un applicativo, vediamo se lo trovo, che è questo qui, la pagina 9. Allora, questa pagina 9 adesso meriterebbe una sessione, ma non era questo l'obiettivo di questa sessione qui, perché si occupa di reporting di tutta una serie di oggetti grafici, quindi sono degli oggetti chart che Apex mette a disposizione con delle interrogazioni e che permette di creare il reporting. Quello che vi voglio far vedere è la struttura. Io ho una struttura, spero che si veda bene, della pagina a tre sezioni, colonna di sinistra, centro e destra. Nella colonna di sinistra metterò i filtri di LeBron, nella colonna di destra metterò i filtri di Jordan. All'interno ho una regione di LeBron e una regione di Jordan. All'interno di ogni regione avrò i miei oggetti, che in questo caso sono dei grafici, quindi avrò dei grafici di LeBron e dei grafici di Jordan. Un grafico, ad esempio, di LeBron che ho messo a disposizione è di tipo bar. Di tipo bar, qui ci sono le interrogazioni, quindi ci sono delle query che io ho fatto all'interno dell'applicativo e quindi che tra un po' andremo a vedere il risultato. Ecco, l'obiettivo in questo momento non era parlare del reporting, ma di come il dato è finito all'interno del reporting, con i servizi che abbiamo visto. Un minimo di abbellimento che possiamo vedere è che all'interno della pagina ho voluto mettere un pizzico di codice CSS, insomma, per inserire un'immagine di background. In questo caso è la foto di due giocatori con un placeholder App Images. Questo qui è un placeholder che porta ad un ambiente, che è l'ambiente, vediamo le risorse condivise, dei file statici dell'applicazione. Io all'interno ho caricato questa foto qui,
quindi ho fatto un upload a tutti gli effetti, e quindi l'Apex mi dice, guarda che tu lo puoi recuperare mettendo un placeholder di questo tipo e l'immagine del file. Quindi se io torno nella mia pagina, posso dire, due secondi, di aver messo qui dentro l'informazione dell'immagine, e il risultato di questa cosa qui, ecco questa, ho perso l'effetto, volevo farla vedere al volo, è questa qui. L'immagine sotto, queste sono le due sezioni di sinistra e di destra, le due sezioni permettono delle animazioni con dei filtri, quindi è assolutamente gradevole anche come fruizione e come aspetto. Il minimo che stavo fatto, ve lo dico giusto, un minimo, ho beneficiato della caratteristica Quick Edit per togliere le trasparenze all'interno degli oggetti, che normalmente si presentano in questo modo, quindi nascondono l'immagine che c'è dietro. Quindi andando su Quick Edit e andando a modificare le impostazioni, ma in maniera assolutamente grafica, ecco che diamo un aspetto, diciamo in questo caso gradevole, per quanto riguarda la fruizione. Un'ultima cosa, ma un accenno, il Team Roller. Il Team Roller è la possibilità di andare ad influire sull'aspetto grafico dell'ambiente senza conoscere il CSS, quindi, o avere esperienze grafiche di nessun tipo. Quindi io posso, ad esempio, cambiare il colore del tema principale, lo metto su un altro, lo salvo con un altro nome, e vedete che il blu qui è diventato nero. Quindi questo mi permette di dire, senza, pur essendo uno sviluppatore back-end, di creare applicativi web assolutamente gradevoli, funzionali, dall'aspetto accattivante, anche senza avere conoscenze di questo tipo. Ho finito. Se ci sono domande. Perfetto, grazie Roberto, grazie per la presentazione, per la demo. Hai una domanda in chat, non so se riesci a leggerla direttamente, allora, per tutti, allora, se no te la leggo io come preferisci. Allora aspetta che la chat, allora, non vedo la chat, se te la posso leggere io. Sì. Salve, nella fase di creazione di un report in riferimento alla sezione data source è possibile selezionare come fonte sorgente anche ad esempio una tabella di un ERP, server Windows e distanza SQL. Grazie. Allora, gli oggetti che si possono collegare sono, se pubblicano dei servizi REST, l'abbiamo visto, è una modalità agnostica da quello che c'è dietro, quindi è un servizio che viene pubblicato. Se invece parliamo di connettere direttamente delle tabelle che abbiamo localmente, se le tabelle sono tabelle Oracle, noi beneficiamo del DB Link di Oracle. Quindi Oracle nativamente riesce a connettere i suoi database purché ci vedano e quindi ci siano delle configurazioni opportune a livello di rete, quindi lavorando sul TMS Names, quindi cosa che qualunque tecnico del prodotto è in grado di fare immediatamente. Se invece il database non è un database Oracle, è possibile tramite driver o DBC fare la stessa cosa. Quindi si possono creare dei collegamenti al DB, i cosiddetti DB Link, in ODBC. Bisogna poi avere un'attenzione nella gestione delle sessioni sugli applicativi Apex, perché ad esempio se non si configurano opportunamente non chiudono le connessioni al DB e quindi si può sovraccaricare il DB destinatario, però con un minimo di configurazione di accortezza si può fare. Quindi la risposta è sì, se il database Oracle lo fa nativamente, se il database non è Oracle, attraverso driver ODBC. Grazie Roberto, abbiamo una seconda domanda. Con il Team Roller posso creare una steel custom da usare su altre applicazioni? No. Il Team Roller è un ambiente che mi nasconde la complessità della configurazione, ma non mi produce poi un file esportabile. Quindi di fatto è ad uso dell'applicativo stesso. Si può importare all'interno del Team Roller del codice personalizzato fatto da altri e metterlo lì dentro.
oppure all'interno di pagine particolari dell'applicativo. Però non ci può fare il contrario. Perlomeno adesso io non lo conosco benissimo, ma non ne ho avuto notizia da comunicazione ufficiale o da quello che nel tempo è stato usato. Poi magari c'è qualche funzione non documentata che lo permette, ma la risposta breve che ti direi è no.